Qualche settimana fa vi ho presentato 5 accessori che io considero fondamentali per chiunque voglia avvicinarsi al mondo della fotografia e del videomaking senza spendere un capitale. Ovviamente non erano i soli e infatti eccomi con una seconda parte. Mi raccomando, se l'idea vi piace fatemelo sapere lasciando un bel like e un commento qui sotto, magari consigliandomi dei gadget che considerate importanti. Chissà che non uscirà del materiale per una nuova puntata. Anche se qualcosa c'è già, però non vi spoilerò nulla. Inoltre ricordatevi che acquistando qualsiasi cosa tramite i link di Amazon che trovate in descrizione mi sosterrete perché mi arriverà una piccola percentuale. A voi non costerà nulla di più, ma mi farete un regalo. Detto ciò, iniziamo con due accessori che sono a dir poco indispensabili per chi viaggia tanto o comunque si porta una macchina fotografica sempre appresso. Quando uno è in giro, la cosa più scomoda del mondo è avere la camera nello zaino, perché il tempo di aprire, prenderla, magari montare l'obiettivo e quel bel momento che volevamo fotografare o riprendere è passato. È vero, ci sono le tracolle, ma sono scomodissime poiché camminando avere una roba pesante e ingombrante che dondola avanti e indietro non è il massimo. Ci sono poi anche i lacci da polso, ma la macchina è libera e rischia di sbattere da qualche parte. Perciò la soluzione migliore è tenerla in mano e il primo oggetto di oggi è pensato proprio per questo scopo. In sostanza è un'impugnatura che vi consentirà di avere la camera salda e a portata. La vite da un quarto andrà fissata alla base e l'accetto superiore al lato come se fosse il laccio di una tracolla. Dopodiché non dovrete far altro che infilare la mano, agganciare la fibbia facendola girare attorno al polso e voilà. La camera sarà fissa, in sicurezza e pronta per essere usata. Tra l'altro sotto la vite da un quarto c'è l'aggancio per una vite uguale, così se vorrete mettere la macchina su un treppiede o un gimbal non dovrete togliere il gadget tutte le volte. Il prezzo è di 13 € e può essere decisamente un'ottima spesa. Tuttavia qualcuno di voi potrebbe dire: ma se io volessi avere le mani libere? Beh, in tal caso non fai foto. No, non è vero, hai perfettamente ragione ed è per questo che il secondo accessorio consente di appendere la camera allo zaino. Si tratta di un morsetto diviso sostanzialmente in due parti tenute assieme da due viti e che va agganciato alle spalline della borsa. Basta mettere la prima parte sotto, la seconda sopra e poi avvitare. Una volta che il tutto è stabile e sicuro, basta allentare la terza vite presente sul lato ed estrarre la piccola piastra a sgancio rapido. Poi dovrete solo posizionare quest'ultima sotto la macchina fotografica e voilà. Così facendo avrete le mani completamente libere, la camera sarà in un posto sicuro, tra l'altro sempre sotto i vostri occhi, che non è male, e in un attimo potrete estrarla e utilizzarla. Ah, nella confezione ci sono anche due viti più lunghe nel caso le spalline siano particolarmente spesse. Per me questo è uno dei prodotti migliori in assoluto per chiunque ami scattare fotografie e realizzare video in viaggio, e il prezzo intorno ai 20 € lo rende alla portata di tutti. Dico intorno perché questo specifico modello della Fomito l'ho pagato 22 e ora su Amazon è pure aumentato. Tuttavia ve ne linko una versione assolutamente identica che ne costa 20. Terzo e quarto gadget vanno a braccetto e il terzo è un filtro ND. Per chi non sapesse di cosa si tratta, in parole poverissime è un filtro a densità neutra, che quindi non cambia i colori dell'immagine, che limita l'intensità della luce che entra nell'obiettivo. Questi oggetti sono importantissimi perché consentono di aumentare il tempo di esposizione o aprire il diaframma della lente per ottenere uno sfocato migliore, senza però bruciare completamente l'immagine. Prendete le clip che vi sto mostrando, sono state fatte con un Sigma 30 mm aperto a 1.4 in pieno giorno. Normalmente una cosa del genere sarebbe impossibile perché l'immagine risulterebbe praticamente bianca, ma grazie al filtro ND la luce è correttamente bilanciata senza rinunciare a quel bellissimo bokeh che fa tanto cinema. Ora, non voglio scendere in discorsi troppo tecnici parlandovi approfonditamente di diaframma, di stop, eccetera, dunque, per chi fosse interessato, vi lascio in descrizione un paio di articoli a riguardo. Quello che ci interessa adesso è sapere che ci sono filtri ND di diversi valori. Esistono ND2, ND4, ND32, 400 e così via. Più è alto il numero, minore sarà la luce che lasceranno entrare. La vera bellezza però, soprattutto per chi sta iniziando o per chi ha bisogno di usarli velocemente, sono i filtri ND variabili, che quindi sono in grado di modificare questo valore semplicemente con una rotazione. Essi consentono, quando siete in giro, di risparmiare tempo, perché non dovrete cambiarli tutte le volte, e soldi, in quanto ne dovrete acquistare solo uno e non 4 o 5. Naturalmente, se uno deve fare lavori di un certo livello, si affida a ND seri, che però possono arrivare a superare i 100 euro.
ma per avvicinarcisi, prenderci un po' la mano e sperimentare, questo da 19 euro che vi lascio in descrizione è uno dei migliori acquisti che possiate fare. Infine, il quarto accessorio, come vi ho detto, è complementare poiché si tratta di un insieme di adattatori per filtri. Non solo ND, anche polarizzatori, close-up, eccetera, che servono per montare lo stesso su più obiettivi diversi. Ogni lente ha infatti un certo diametro. Il mio Sigma, per esempio, ne ha uno di 52 mm, mentre il Sony di 72. Ciò vuol dire che se io avessi preso un filtro pensato per il Sigma sarebbe stato troppo piccolo per il Sony e viceversa. Ed è qui che entrano in gioco gli adattatori, che non sono altro che degli anelli di metallo che permettono di montare i filtri su praticamente qualsiasi obiettivo con una circonferenza minore. È per questo che io ne ho preso uno da 77 mm, abbastanza grande. Così, grazie alla riduzione da 77 a 72, posso montarlo sul Sony e aggiungendone altre arrivo fino ai 52 del Sigma. Adattatori che ovviamente non vanno comprati singolarmente, ma arrivano in un pacchetto unico. Tutti insieme costano 11 euro e per quello che vi consentono di fare è una cifra veramente bassa. Tra l'altro, nel caso degli ND, prendere un filtro più grande per poi adattarlo è utile anche perché molti di quelli economici tendono a vignettare, ovvero ad avere i bordi più scuri rispetto al centro. Se prendete un filtro grande e lo montate su una lente con diametro minore, risolvete il problema. Perfetto, direi che per oggi può bastare. Mi raccomando, ricordatevi like e condivisioni se il video vi è stato utile e non scordatevi di acquistare tramite il link qui sotto per sostenermi. Noi ci rivediamo sabato con un'altra recensione e magari prossimamente con una nuova puntata dei gadget fondamentali ed economici per fotografi e videomaker.